Adesso a tutti ragazzi, questo non sarà un video di cucina, ma è un video per farvi vedere una maschera fai da te per i capelli secchi e spenti. Questa ricetta, questa maschera l'ho vista sul gruppo di Facebook che si chiama I capelli sono lo specchio dell'anima. Vi consiglio di dare un'occhiata perché ci sono veramente numerosissime ricette e un sacco di consigli sui capelli, sui prodotti che io devo utilizzare, eccetera. Comunque, tutto ciò di cui prendo sono un pochino, ho preso questo di plastica da un po' di metallo, un limone, un uovo e dello yogurt. Questo qui era un giochino, ma mia mamma l'ha comprato ma non riuscirò a finirlo, quindi lo uso per la maschera. E iniziamo con aprire l'uovo. Da come si può vedere non sono brava. Aprire l'uovo. Ok. E non ci servirà un confustino per montare l'uovo. Allora, dopo che avremo montato l'uovo, spero di non far cadere, andiamo a mettere un po' di yogurt. Perché è ancora nuovo, non metterne troppo ma neanche troppo poco, vediamo quanto ne serve, possibilmente bianco lo yogurt. Sono già due. Di tanto in tanto andiamo a mescolare per mandare gli ingredienti e rendere un pochino più densa. Non vi preoccupate per la pizza dell'uovo sui capelli, perché quando dovrete ovviamente risciacquare il tutto, possibilmente con una scena delicata. Ok, dopo aver tenuto su giù questa pappetta, non troppo liquida ma neanche troppo densa. Ok, vediamo un attimo qui. Andiamo a mettere l'uovo. Cioè, scusate, andiamo a mettere il succo di limone. Prendo il limone a metà. Andiamo a mettere il succo nel composto. Per chi non lo sapesse, queste maschere sono da fare possibilmente sui capelli umidi barra bagnati, così da appunto rendere meglio. Ok, il composto è fatto. Se lo provate fatemelo sapere, io vi mando un bacio, qui è il composto. Ci vediamo alla prossima, ciao!